Amici ed amiche, una buona giornata a tutti. L'NTP si torna ancora una volta all'angolo da edicola. Non è domenica, ma domani è domenica, quindi si sarebbe andato tanti anni fa in edicola e magari qualcuno di voi ha preso anche lui questa special program numero 5 piuttosto che magari questa Jackson numero 2, la Jackson Sob numero 2. Cosa hanno in comune la Jackson Sob numero 2 e la Special Program numero 5, anche la Replay numero 1? Cioè, hanno in comune quel gioco che voglio portarvi oggi, perché è ancora uno di quei giochi eterni, uno di quei giochi divertentissimi, dove quando lo si trovava nelle casette d'edicola un giro lo si faceva sempre. Gu da edicola, Ugh, titolo originale. A breve poi ci sarebbe stato anche un seguito, FireQuest. È giusto dirlo perché io questi entrambi i giochi li ho già portati in realtà, ma ancora all'inizio del canale, quando facevo solo gameplay così veloci anche per vedere cosa succedeva. Ma poi ci torno su questi giochi perché sono stati epici. 1983, uno di quei giochi dei primi anni 80, bellissimi su Commodore 64. Gu, 6 giorni nostri approvvigionare. La dispensa significa andare a fare noiose file al supermercato, nei negozi. Per i nostri antenati questa incombenza era spesso densa di rischi e imprevisti. Così il nostro amico Gu, armato di sola lancia e con 3 vite a disposizione, per mangiare dovrà andare a prendere le uova dallo pterodattilo, che per nulla contento cercherà di fermarlo bombardandolo con pesanti pietre. Il tuo compito sarà quello di aiutare Gu in questa difficile spesa, sfidando tirannosauri e triceratopi, fuggendo colpendoli con la lancia. Ricordati che vai in culo perché non mi hai lasciato il tempo di leggere. Sto leggendo per giocare. Vabbè, niente. F1, joystick porta 2 e quant'altro. Ma questo tutto è la stessa rivista. L'abbiamo visto già l'altra volta, Giancarlo Giardinieri. Questa è questa prova numero 5, c'è un dentro dei grandi titoli. E Gu, eccolo qua. Gu, 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 eccolo qua. Perché è andato tutto fuori fuoco? Misterioso, mettiti a fuoco. Eccolo qua, Gu, e ZX Spectrum anche, infatti la descrizione del gioco comprendeva in questo caso, racchiudeva entrambe le versioni, ZX Spectrum e Commodore 64. Ma che gioco è, Gu? Un gioco molto semplice in realtà, una visuale isometrica particolare, però era divertentissimo da giocare. E ancora oggi lo è, ancora oggi lo è tantissimo. E andiamo a vedere cosa diceva. Ai tempi in cui gli uomini portavano la clava, riuscire a trovare da mangiare non era cosa così facile. Occorreva mettersi a caccia ad andare a recuperare le uova di animali stranissimi, sfidando le loro ire e potendo contare solo sulle proprie abilità. Esattamente così. Quindi, bando alle ciance, inutile soffermarsi oltre alla descrizione di quel Ugh o Ugh originale, mi pare, che poi a breve ci sarà anche un seguito che si chiamerà FireQuest, che vedremo a breve anche lui, perché entrambi sono titoli molto interessanti. Questo qua è un bel gioco anche da punteggio, eh. È un interessante gioco. Oh, schermata, la meravigliosa schermata di Gil. La bellissima schermata di Gil, e poi la inserirò ancora anche nel caricamento. Ma che belle che erano quelle schermate qua! Ma che veramente complimenti a Gigi, sono fantastiche. Era un motivo piacevole di caricarle nella special program, e giustificava il caricamento leggermente più lungo rispetto ad altre. Almeno per le prime volte, poi certo. Comunque niente, adesso finisci di caricare e poi noi ci andiamo a fare una bella partita a Gu. Chi siamo noi per non giocare a Gu? Nessuno.
Eccolo qui che ha caricato. Sì, si premi un tasto, premi un tasto e appare il gatto. Come premiamo il tasto, appare il gatto. È andato via il gatto. Premi un tasto, non succede niente. Sarà che non succede niente. Ok, benvenuti nel mondo di Gu. Gu vive in una caverna in compagnia di tirannosauri, pterodattili e triceratopi. Durante una glaciazione, Gu, non trovando cibo, cerca di rubare le uova. Dal nido di uno pterodattilo, armato una sola lancia, deve fuggire. Dagli animali e le rocce lanciate in testa dall'irato pterodattilo, giustamente. Le uova di pterodattilo sono senza limite, così come le pietre lanciate da questo sulla testa di Gu. Tuttavia, Gu può portare solo una lancia e deve tornare alla sua caverna a prenderla. Quando Gu prende un uovo, deve abbandonare la sua lancia. I punti sono i seguenti: 400 se si prende un uovo, se si riporta alla caverna 600, uccidendo un animale 75 e ben 250 punti l'uccisione dello pterodattilo. Quindi livello di difficoltà A, B o C, sì, perché c'ha tre livelli, mi pare, quel gioco qua. Quindi facciamo A. F1, perché dobbiamo giocare col joystick. Usa il fuoco, ok. Ecco, il gioco si presenta così. E noi abbiamo... Ma perché non si... Ma perché? Ok, noi abbiamo la lancia e dobbiamo seguire questo percorso prestabilito. E in cima c'è lo pterodattilo che ci lancia sassi. Le uova sono in alto a sinistra. È essenziale, è molto fatto bene quel gioco qua, è essenziale cercare di uccidere lo pterodattilo, perché ci dà punti e ci romperà meno le palle. Poi compaiono anche altri animali, che io ho solo una lancia, no, ovviamente. Il mio obiettivo è rubare le uova allo pterodattilo e portarle nella mia tana, perché altrimenti morirò. Non c'è solo quel livello di difficoltà, non quel livello qui, ce ne saranno altri. Posso portare una lancia, solo una lancia alla volta, come ha già detto anche le istruzioni. E se, mamma mia, se la spreco non ne ho più. C'è una posizione sempre funzionale nell'uccisione dello pterodattilo. Poi, per finire il primo livello, bisogna fare punti e portare più uova possibili fino a determinare il terminale del livello e andare al livello successivo. E bisogna stare molto attenti agli animalacci, soprattutto quando non ho la lancia. È un gioco elegantissimo, è un gioco bellissimo e divertentissimo. Okay, tu muori. E serve un po' di pratica per padroneggiarlo, ma è veramente programmato molto bene, anche molto scattante. E anche prendere quegli incroci qua nelle strade non è così complicato, perché è fatto bene, perché il gioco è fatto bene. Eludiamo lo pterodattilo nel possibile, perché attenti a, mamma mia, alle altre creature. E ovviamente più uova portiamo, più il gioco si incazza, ovviamente, e lo pterodattilo sarà più veloce. Gli animali usciranno molto più spesso dalle loro tane e va in culo, e sarà complicato andare avanti. Muori. 75 punti le creature normali, che palle. Però dopo, quando cominciano ad arrivare così, dopo cominciano ad arrivare sempre, no? Pterodattilo, non rompermi le palle, muori. E sarà sempre più complicato andare a rubare l'ultimo uovo. Olè, ce l'ho fatta, sono al secondo livello, e già dal secondo livello cambia completamente il labirinto. E, ecco, ricordiamoci che quando prendo l'uovo
devo per forza di cose, marco, difficile, già dal secondo livello difficile, abbandonare la lancia e sarebbe da uccidere quel maledetto qua, perché mi dà fastidio, ma poi torna, ma no, cazzo, poi torna subito, no? Torna velocemente, ho perso un sacco di vite, lo stero coso, muori. Quindi la tana a questo giro è qui, ma ovviamente è molto molto più complicato, già dal secondo livello. Ok, ho ucciso lo pterodattilo, cerchiamo di... Non è facile, serve molta pratica per padroneggiarlo un minimo. Muorite, muori! Guardate come lo pterodattilo è cribbio e non bisogna stare fermi nello stesso punto perché altrimenti si massacra lo pteroposo. Gioco elegantissimo. E ancora sempre lo stesso errore faccio. Ho vinto un sacco di vite e volevo riuscire ad arrivare anche al terzo livello, ma servirebbe un po' più di pratica. Cerchiamo di fare bene il primo. Il primo è semplice. Una volta preso confidenza con i comandi, poi il primo è semplice. Ma già dal secondo lo pterodattilo ci spara il sasso, poi torna verso destra. Questo noi dobbiamo sfruttarlo a nostro vantaggio per cercare di... Poi vabbè, all'inizio spara lentamente, ma poi... Poi comincia a essere un po' più... E tu cosa fai su lì? Però un'idea di gameplay molto interessante e realizzata molto molto bene. Assolutamente. Ok. Ok, facciamo sparare. Poi andiamo qua, in quell'angolo qua. E funziona sempre, lo uccideremo sempre. Lo pterocoso ok, già tre uova, tre o quattro. Ecco, poi ci sono loro che ogni tanto si incasinano su lì e bisogna ucciderli ovviamente per andare a prendere l'uovo. C'è un bonus, no? Allora, dove cazzo mi è saltato fuori? No. E muore ancora una volta. Cercare di perdere meno vite possibile qua, ma perché poi è già complicatissimo il secondo livello. Guardate qua come comincia già a sparare in maniera molto aggressiva. Dai, vieni. 250 punti lo pterodattilo, attenzione al triceratopo lì sotto. Vuoi essere all'ultimo? No? Muori tu. A parte che è tanto inutile adesso ucciderli perché continuano a uscire. Cribbio! Male, male, peggio della prima partita questa. Ma sembra facile, ma non lo è. Perso un sacco di vite qua e non ho nessun tipo di speranza di... Ma muori, affrontare con serenità l'ultimo livello. Eh sì, il secondo livello, magari l'ultimo. Niente, un'altra roccia in testa. Game over, no, devo riprovarci. Perché il gioco è interessante, ma è molto complicato. Volevo arrivare almeno al terzo livello. Poi, sinceramente non l'ho mai superato. Non mi sembra di aver mai superato il terzo livello perché... Ma perché esce già subito il... Perché parte già cattivo all'inizio? No! Almeno l'inizio che è lento.
è semplice. Sembra lui stupidino, sciocchino e mori, ma non lo è, non è che non c'è nessuno per adesso. Andiamo su a prendere l'uovo. Tu dove vai, maledetto? Proprio lì nella mia tana devi andare. Ma Cribbio, ma lasciami stare. Vieni su di qua allora. Niente. Allora stai giù lì. Se ti uccido, che mi dai punti. Si è incaponito giù lì lui, eh. Adesso ti uccido anche te, però, perché hai rotto le palle, eh. Giustamente. Ok. Quindi ho studiato molto molto bene quel gioco qui, molto molto bene. Lanciami il sasso. Adesso arriva su anche lui, eh. Bonus. Ok. Mori. Torno a riprendere la lancia perché giustamente, ecco qua, non è un buon punto di, dai, prima che arriva sul tricecoso. Via. Yeah. Via, 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 via. Ok. Anche questo giro tu muori. E adesso c'è quello più complicato da andare a prendere. Perché tutti si sono incazzati a bestia, sto maledetti. Devo essere veloce qui. Ma Cribbio, muori. No. Mamma mia. Via. No, non incastrarti negli angoli, mamma mia, pericolosissimo. E non è ancora finita, eh. Adesso si è incazzato a bestia. Che palle. Mamma mia, e adesso un casino da su, eh. Dai che muori, sì. Una bella occasione. Ma no, guarda che mi incula, eh. Ma che palle. Via, 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 via. Sta lanciando di tutto sopra. Sì, ce l'ho fatta, che casino. Ce l'ho fatta. E qui Cribbio, ma perché? Qui è più difficile perché già anche il livello è strutturato già in maniera più. Tutte le vite perdo così, porco. Muori, maledetto. Bisogna farsi incastrare qui, mamma mia. No! Canato la lancia e non ce la farò mai superare questo. No, ho preso l'uovo, cazzo! E giù. Oh. Ma perché lanci la lancia? Muori. Muori anche te? No. C'è pochissimo tempo. Guarda lo sterocoso. Che giri bastardi che fa. Tu muori che mi rompi le palle lì in mezzo. No. No. Cazzo. Aiuto.
facendo i numeri. No, poi sto facendo i numeri, muori un po'. Mamma mia! Oh, guarda, guarda come l'ho preso! No! No! Cazzo, vaffanculo, dai che ce la faccio! Non manca tanto! Muori! Fame creatura! Grande, terzo livello. Non so se, ecco qua, mi sa che non l'ho mai superato quel livello qui, perché è un casino, perché devo fare sto sterodattilo stronzo. Muori un po', ok. Mamma mia, guarda dove sono le uova qua, un gran casino, via. Aiuto, è troppo un casino, troppo un gran casino, però è bello, è un gioco fantastico, un gioco veramente molto molto bello, impegnativo il giusto. Io quasi quasi ci faccio l'ultima veloce partita, perché ragazzi il gioco merita, eh. Poi è divertente, uno di quei giochi lì che caricheresti sempre. Per andarti un po' anche di culo. Non che non ne abbia avuto nelle run precedenti, ma serve tanto culo. Vabbè, non qua, non quanto qua, perché qui abbiamo posti sicuri per uscire lo strutturato all'inizio lento. Guarda, ma che palle! Triceratopo. Ma vai in culo! Ho sbagliato io qua, Ho perso una vita così. Muori. A gratis. Che bei programmi che c'erano ai tempi. Originali programmi. Sto facendo schifo, Sto facendo schifo. Originali programmi geniali. In così poco li realizzavano con tanta fantasia. E devo dire, con risultati eclatanti. Ovviamente, io qui non è che stiamo parlando di grafiche, quelle cose lì. Fa il suo lavoro, si capisce bene cos'è cosa e cosa bisogna fare. E mi piacciono molto i colori, mi piace molto lo stile così isometrico, fatto in questo modo. Mi piacciono molto i comandi, perché sono fatti bene, perché si comanda bene. Ma spara sto cazzo di sasso e fa l'essenziale. C'è tanto buono punteggio, un gioco da punteggio, un gioco arcade da punteggio, divertente. Che palle! Tu ti uccido perché mi dai punti e tu dove vai? Tu dove vai? No. Bella l'idea di questa, di queste strade obbligate da per prendere. E muori? E muori. E adesso continuano ad arrivare. Continuano ad arrivare. E tu muori anche tu. Vediamo dove va lui. Io vado dalla, ovviamente dalla parte opposta, per depositare il mio uovo. Lancia la lancia. Lancia la lancia e prendi il sasso in testa. Eh sì, perché tante volte ci si concentra a volere uccidere
cose dimenticandosi che l'altro su in cima continua a lanciarti sassi in testa. Basta uscire voi. In realtà usciranno sempre adesso. Andiamocene via da qua. Passo un sacco di vite a sto giro. Secondo livello, ma avendo perso così tante vite a quel giro qui, non ce la farò mai. Che vinco vite quando ci sono quei suoni lì. Che palle però, eh. Non ti lasciano stare un secondo, quei maledetti. Importantissimo ucciderlo. Ok. Prendi la lancia. Prendi la lancia, ma ne esce subito un altro. Ma sto facendo molto meglio stavolta. Capire un attimo il giro giusto. Guarda lo stero coso adesso, che bastardo che è. No, no, sono andato a incasinarmi. Sono andato a incasinarmi a prendere l'uovo. Che culo. Mamma mia, che culo che ho avuto qua. Ho fatto una run pazzesca, eh. Ma voglio uccidere sto coso qui sopra che mi rompe veramente. Dico un'altra vita. Uccido lo sterodattilo ancora una volta. Prendo. Ho fatto un secondo livello straordinario. Stavolta no, cazzo. Ho fatto un secondo livello pazzesco, eh. Sterodattilo incazzatissimo, giustamente. No, merda, fanculo, anche qua ho sbagliato io. L'ultima vita, ho vinto, si vincono un sacco di vite però, eh. Da dire che si vincono un sacco di vite, e ciò non è male, anzi, è bene. Ma quante devo portarne ancora? Ce l'ho fatta ancora una volta arrivare al terzo livello, ma qui è un casino. Guarda dove arriva giù, no, ne vaffanculo, dove arriva giù lo pterodattilo. È finita. È l'ultimo livello, veramente complicato, anche perché si revoca con poche vite. Gioco straordinario, gioco giocabilissimo, bellissimo, dei primi anni 80 per Commodore 64, che trovavamo nella casettina dell'edicola sotto il falso nome di Gu o Ugg, ma noi probabilmente abbiamo giocato, o i più tanti se lo ricordano, con questo nome qui, magari non su questa rivista qui, ma con quel nome qui, Ugg. Spettacolo. Prossimamente porteremo anche in maniera un po' più approfondita anche FireQuest, che è il suo seguito. Spero oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima, ciao.